Visto che dovete fare la stessa strada, troverete in lei un'ottima guida. Quello è il nuovo campo sportivo, è da pochi anni. Prima c'era un prato e ci andavano i ragazzi a giocare al pallone. Ma forse lei non se ne ricorda. Sì, sì, me ne ricordo. Ci sono stato qualche volta. Mi ha rimandato al pomeriggio per restare a colazione con lui. Eh? No, non c'ha medaglie, non lo so, non l'ho viste. Stammi a sentire, Carletto. Avvisa papà che ho comprato tutto e che arriveremo tra poco. Poi metti l'acqua sul fuoco e scendi a prendere il pane. 2 chili, eh? Signorina. Sì, va bene, dai tagliandi di 3 giorni. Signorina. Aspetta. È la razione di un mese, va bene, questa. Poi cogli i fiori che sono sul terrazzino e metti nel portafiori che è in mezzo alla tavola, hai capito? Vuole? No, no, grazie. Eccomi pronta, tenente, se vogliamo avviarci verso casa. Mi dispiace, signorina, ma ho riguardato meglio il mio programma di viaggio e non posso fermarmi a colazione. La prego di fare le mie scuse anche a suo padre. L'avrei conosciuto con molto piacere, ma ho appena appena il tempo di arrivare alla stazione. Signor tenente, metto su la valigia. Sì, grazie. La prego di non offendersi, signorina, se... Ecco, volevo dire che... Guardi che parte subito. Va bene. Volevo dire che... ci sono persone, come me per esempio, che hanno più del necessario per vivere. Come sono noiosi i fischi. Mentre altre persone, dicevo, sopportano sacrifici economici e limitazioni e... Le spiegherà poi il notaio. Thank you.
O bella i suoi bei di rocca paolina, coi baluardi lunghi e sproni a sghembo, la pensò Paolo III una mattina tra il latin del messale e quel del bembo. Che bravo! Ricordi di scuola. E non ricordate altro? Sì, ma non tutto. Qualche strofa qua e là. Sentiamo. Ed il sangallo alla fortezza ai fianchi arrotondò qual di fiorente sposa. Gittolle attorno un vel di marmi bianchi, cinse di torri un serto all'orgogliosa. Così fece in Perugia, ove l'altera mole ingombrava di vasta ombra il suono. Ride amore e ride primavera, cianciano le donne di fanciulli il sole. Ah, non so quante, ma ce l'ha le medaglie. Sì, stammi a sentire. Signorina, ora. Avvisa papà che ho comprato tutto. Signorina. E Treti, sì. E gli tagliandi? Va bene, ve li darò. Senti, poi metti l'acqua sul fuoco e scendi a prendere il pane, hai capito? Come? È quell'aviatore dell'altra volta? Ma viene davvero o ci fa mangiare il pane duro per 3 giorni? Il capitano. La valigia la metto qua su. Le chiedo scusa. Prego. Dunque. State a sentire. Dove passerà questi altri 20 giorni di licenza? Da una parte o dall'altra, come ho fatto sempre. E dopo ritornerà a combattere? Sì. E senza nessuna speranza. Ci vuole tanta più forza, vero? Sì, ci vuole tanta più forza. Non farà tardi, Elena? Al secondo fischio bisogna essere già in ufficio, ma c'è ancora un po' di tempo. Ma piuttosto il suo treno... Sono noiosi i fischi, vero?